Partita sfigolosa e a tratti piuttosto dura tra Ascoli e Atalanta, che ha visto prevalere i padroni di casa di stretta misura, 1-0. I bergamaschi, che continuano a occupare l'ultimo posto in classifica, hanno cercato di portar via almeno un punto e perciò Rota ha presentato un centrocampo infoltito e ben organizzato che ha fatto da riparo alla difesa. Così la pressione esercitata dall'Ascoli, specialmente nel primo tempo, si è infranta contro la barriera degli atalantini. La cronaca non ha offerto molti spunti. Al sesto della ripresa, mentre si effettuavano i preparativi per un calcio di punizione dal limite dell'area bergamasca, Chiarenza scalciava Roccotelli, che reagiva con una gomitata. Menegali li espelleva entrambi, ma Chiarenza doveva lasciare il campo in barella, come si vede nelle immagini montate elettronicamente da Andrea Fabretti. Quindi il gol dell'Ascoli al sedicesimo. Anastasi dava ad Ambu, che scendeva e smarcava Anzivino sulla sinistra. Tocco del terzino che anticipava l'uscita di Bodini e metteva in rete. Poi Anastasi sfiorava il raddoppio quasi al termine dell'incontro su un cross di Trevisanello. E infine Pulici era costretto a uscire su Paina lanciato a rete per salvare la vittoria. E finiva così 1-0.